Ben ritrovato al dottor Enrico Trombetta, Deputy Head of Consulting per l'Italia e il Sud-Est Europa di Aon. Benvenuto. Grazie mille, buonasera a tutti. Dottor Trombetta, il suo intervento al forum è stato un focus su come la sostenibilità stia modificando il mercato e la sua relazione ha in qualche modo rovesciato il punto di vista. La sostenibilità non solo come must, ma come scelta da parte delle aziende per garantirsi adattamento e durabilità nel tempo rispetto ai più grandi cambiamenti in atto. Quanto è importante individuare i rischi e cogliere le opportunità di questo scenario per gli operatori della filiera gas? Ma guardi, sempre di più la sostenibilità sta diventando lo strumento che le aziende utilizzano per fronteggiare le più grandi sfide a livello globale che stanno pervadendo negli ultimi anni e sempre di più nel futuro tutti i mercati. Ad esempio, pensiamo al climate change, quindi un intensificarsi dei fattori climatici che sta cambiando proprio la natura della domanda in alcuni settori, sta generando sempre più danni agli asset fisici che non si adeguano per tempo ai fenomeni in atto, piuttosto che l'assoluta insostenibilità del modello di crescita attuale, crescita in termini di popolazione e di abitudini di consumo, che sta determinando gli stress che vediamo sulle materie prime e sull'energia in termini di pricing, e a questo, come se non bastasse, poi si aggiungono le tensioni politiche internazionali. C'è tutto poi un ambito social che invece impatta di più le popolazioni aziendali in termini di talent, retention ed attraction, ed anche qui stiamo vedendo delle forti evoluzioni, più che indispensabili, ai sistemi di welfare e di well-being aziendale. Anche il settore gas, non da meno, è impattato da questi fenomeni. Ad esempio, per quanto riguarda il climate change, sul settore gas, il climate change è in grado di cambiare sia il volume di gas richiesto. Adesso, se pensiamo al 2022-2023, nella stagione invernale, va da settembre a febbraio, abbiamo avuto una domanda in diminuzione di circa il 20%, quindi un mercato proprio che si restringe, sta cambiando anche la connotazione in termini di energie alternative che sono sempre più presenti. Vediamo infatti il fenomeno dell'elettrificazione dei consumi, l'ingresso dell'idrogeno verde sul mercato, un biometano sempre più presente, insomma. Diversi sistemi alternativi che stanno minando poi la filiera in termini di appunto volumi e natura dell'energia da erogare. E questo ci dà l'idea e la misura di come gli attori del gas debbano considerare i fattori di sostenibilità tra le proprie priorità da addressare nei piani industriali pro futuro per adeguare modelli di business piuttosto che infrastruttura gestita. Dall'altro lato, la sostenibilità rappresenta in questo momento anche una grossa opportunità dal punto di vista prevalentemente economico-finanziario. Basti pensare soltanto alle tre principali misure di finanza agevolata messe attualmente a disposizione della filiera italiana, delle aziende italiane e del sistema paese, ammontano a circa 300 miliardi di euro in 8 anni. Parliamo del PNRR, Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Qui è molto forte anche la componente alla quale possono attingere gli operatori del settore gas. Parliamo di circa 22 miliardi di euro solo a valere sul PNRR per l'ammodernamento delle strutture, delle infrastrutture, per, diciamo, l'efficienza energetica dell'intera filiera. Come se questo non bastasse, chiaramente a questo si aggiunge anche la parte di finanza privata, la cosiddetta finanza sostenibile. Quindi sempre di più stiamo vedendo la nascita di strumenti di sustainability linked bonds che cercano di legare le performance di sostenibilità di un'azienda al tasso di interesse che devo pagare su un determinato strumento di debito. E questo genera vantaggio competitivo delle aziende più sostenibili verso quelle che sono meno sostenibili. A ruota segue sempre di più anche il mercato assicurativo che si inventa sempre modi nuovi e qui è un player che sta cercando di spingere in questa direzione, modi nuovi per valorizzare i risultati raggiunti in ambito sostenibilità in termini di miglioramento della struttura assicurativa e riduzione dei premi pagati. Quindi vedete che in questi ambiti la sostenibilità è in grado di generare un forte volano distintivo e di vantaggio competitivo per le aziende che si metteranno sempre al lavoro. Aon
tra i primi operatori di consulenza strategica di risk management in Italia, è in grado di supportare gli operatori nell'implementazione di un framework ESG per creare valore, crescita economica e sostenibilità. In che modo accompagnate le aziende in questo percorso? Ma vede, Aon con la sua doppia anima di brokeraggio assicurativo e consulente strategico delle aziende, sia in ambito risk management che in ambito gestione del capitale umano, ha creato una value proposition distintiva che appunto mette insieme tutti i benefici che vengono dal creare un sistema sempre più confortevole per i propri dipendenti, un sistema di well-being aziendale sempre più diffuso e pervasivo, degli strumenti di welfare sempre più presenti anche grazie alle incentivazioni statali e quindi diciamo una connotazione sul pillar social della parolina ESG, dell'acronimo ESG, ha un'anima consulenziale che riesce a identificare quello che deve essere il giusto percorso dell'azienda. Come facciamo a far questo? Andiamo ad analizzare quelle che devono essere le priorità delle aziende in termini di sviluppo del proprio piano di sostenibilità, priorità in termini anzitutto, come dicevamo prima, di impatto che le aziende possono subire dai fattori di sostenibilità che si stanno scaricando nel proprio mercato di riferimento e ovviamente andiamo a guardare anche quello che è l'impatto generato per minimizzare poi l'impronta di ciascuna azienda sul fattore di sostenibilità stesso. E quindi questa è un'analisi iniziale molto profonda che va ad analizzare quelle che sono le logiche del business e i fattori distintivi che ne determineranno l'evoluzione nel prossimo futuro, in un orizzonte temporale di 5-10 anni. Fatto questo, quindi identificati con un concetto cosiddetto di doppia materialità, quelli che sono gli elementi principali da attenzionare da parte delle aziende, andiamo a capire quali sono le risorse economiche a disposizione. Risorse economiche proprie, quindi budget che l'azienda intende dedicare a questo suo percorso, ma soprattutto strumenti di finanza agevolata, e ritorno il tema, diciamo, che vedevamo nella prima domanda, quindi in termini di opportunità, quindi strumenti di finanza agevolata a cui l'azienda può avere accesso, strumenti di finanza sostenibile che possono abbassare il costo sia del piano di sostenibilità ma anche del piano industriale in generale. E quindi una volta capito quali sono i temi importanti, che risorse abbiamo a disposizione, andiamo a costruire un piano di sostenibilità. E questo è l'unico modo che a nostro avviso hanno le aziende per costruire un piano di sostenibilità che sia esso stesso sostenibile. Diversamente, se si pensa solo ad uno dei due fattori, da un lato il rischio di fare un piano di sostenibilità irrealizzabile, quindi un overpromising, dall'altro invece se vado solo ai soldi senza quelle che sono le mie priorità, rischio di andare avanti senza una meta chiara su quelli che sono i fattori importanti per l'evoluzione del mio business e della mia azienda e quindi rischio di avere un modello sostenibilità che alla fin fine non mi rende veramente resiliente rispetto all'evoluzione del mercato di riferimento. Ecco, questo è, diciamo, questo è l'insieme delle cose che riusciamo a fare, quindi definire il percorso e poi supportare le aziende nell'implementazione dello stesso, andando ad implementare oltre 100 progettualità suddivise nella E, nella S e nella G, quindi Environmental, Social and Governance, sia beneficiando di quella che è l'anima assicurativa e consulenziale del gruppo Aon, sia beneficiando delle numerose partnership di eccellenza che abbiamo messo in piedi per fronteggiare insieme questa sfida sempre più allargata e che coinvolge sempre più numerosi stakeholder interni ed esterni. Bene, ringraziamo Aon, ringraziamo il dottor Trombetta. Il prossimo appuntamento con il Forum CIG è per il 21 novembre. A presto. Arrivederci.